Beh, un'emozione grandissima perché non me l'aspettavo, non ce l'aspettavamo, è stata un'esperienza molto bella, ci siamo divertiti perché ci siamo riuniti tutti insieme, multidisciplinariamente, e sono nate tante idee, tanti stimoli, è assolutamente un'esperienza positiva che auguro a tutti di fare e di rifare anche il prossimo anno. Allora, il nostro progetto vede praticamente l'integrazione di due strumenti che esistono già nella nostra realtà, che è la somministrazione delle terapie direttamente al domicilio del paziente e integrandola con un'applicazione invece che viene installata sullo smartphone del paziente. Questa applicazione praticamente monitora da remoto i sintomi delle tossicità oncologiche dovute alle chemioterapie e l'integrazione permetterebbe quindi di generare un codice colore all'interno dell'applicazione che prevede l'accesso direttamente al domicilio degli infermieri a casa del paziente. Quindi il paziente non viene in ospedale, ma siamo noi che andiamo a casa da loro.